Pugni e calci per rapinare i passanti, banda di giovani indagati a Siena. Consiglio comunale, approvata delibera di assestamento di bilancio e salvaguardia. Pagni, abbiamo evitato l'aumento della tari ai cittadini. Verso il palio, tutti i cavalli migliori iscritti alle previsite. Per lo sport, Siena Calcio, cessione della società, Zenga e un fondo di investimento inglese interessati. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti al TG91. Apriamo con la cronaca. Prendevano a calci e pugni i passanti agli orti del Tolomei per poi rapinarli. Per questo 4 giovani, di cui 3 minori, sono indagati a Siena. Per uno di loro è scattato anche l'arresto. Simona Sassetti. 4 giovani, di cui 3 minori indagati per reati di rapina, furto e lesioni. Nei confronti di uno dei minori, a seguito anche di perquisizioni domiciliari, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È il frutto di un'operazione condotta a Siena dalla polizia al termine di un'indagine coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. I 4 giovani indagati sono tutti di nazionalità italiana. I fatti risalgono lo scorso 7 luglio, quando nel dopocena, all'altezza degli orti di Tolomei, in Piano Centro, la banda di giovani si è resa protagonista di più rapine ai danni di alcuni passanti, accerchiandoli per poi aggredirli anche con calci, pugni e bottiglie rotte. La refurtiva era stata un telefono cellulare, uno smartwatch e una borsetta rubata ad una ragazza. Alcune delle vittime di rapina erano dovute ricorrere all'intervento dei sanitari accorsi sul posto. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di un incontro con la stampa che si terrà domani alle 10 alla Questura di Siena. Cambiamo argomento. È stata approvata a larga maggioranza in Consiglio Comunale questa mattina la proposta di delibera di salvaguardia e assestamento generale del bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Siena. L'assessore al bilancio Riccardo Pagni ha fatto un punto ai nostri microfoni. Lorenzo Agnelli. Giornata di Consiglio Comunale a Siena. I lavori questa mattina sono partiti con l'approvazione della delibera di giunta relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale dei bilanci di previsione 2024-2026 del Comune di Siena. L'atto ha ricevuto 18 voti favorevoli e 8 contrari, con la maggioranza che ha promosso in modo compatto la proposta dell'assessore al bilancio del Comune di Siena, Riccardo Pagni. Bilancio di assestamento e salvaguardia è un obbligo, diciamo, che riguarda tutti gli enti locali. Al semestre si fa una verifica per vedere quali sono, diciamo, gli accertamenti che sopravvengono e che perciò ci possono soccorrere economicamente, e si guarda anche quali sono gli impegni di spesa che vengono meno o che non possiamo affrontare nei termini che vorremmo, per cui all'interno, diciamo, spesso di stessi centri di responsabilità succede che si verificano delle necessità per fare delle cose, mentre altre sappiamo che non le potremo fare nel termine dell'anno corrente o del biennio corrente. Critica all'opposizione che ha votato contrario. L'assessore però ci tiene a sottolineare come il lavoro svolto sia stato concentrato completamente al fine di venire incontro agli interessi dei cittadini, come dimostra la scelta di non applicare rincari sulla tariffa Tari per le utenze domestiche, a differenza di tantissime altre città della provincia e del paese. È un bilancio sicuramente equilibrato, dove noi non spendiamo le risorse che non abbiamo e dove cerchiamo di applicare risorse laddove è possibile a favore dei cittadini. C'è stato anche l'argomento relativo alla maggiore spesa per la Tari. La Tari, il comune è un esattore, la riceve e poi la dovrebbe trasferire, la trasferisce, no? La dovrebbe trasferire all'ente che in realtà fa il ritiro della spazzatura, perciò a Sei Toscana. Ora, siccome a livello nazionale si è verificata questa grande inflazione nazionale e voi tutti lo sapete, ha innalzato il tasso di interessi a livello internazionale addirittura, e gli interessi sono andati dall'1% al 7% in qualche caso proprio per via dell'inflazione. Logicamente noi abbiamo pensato di ammortizzare quest'anno una parte della spesa dei cittadini non facendo aumenti sulle tariffe Tari, specialmente per la parte che riguarda le utenze domestiche. Abbiamo invece applicato un aumento solo dell'1% per quanto riguarda le utenze commerciali, ma
in realtà la variazione che ci dice ARERA è superiore al 9%. Vediamo per cui come potremo ammortizzare, è una maniera per venire incontro ai cittadini. Restiamo a parlare di consiglio comunale, contraria alla delibera di assestamento di bilancio tutta la minoranza. Il consigliere del PD Alessandro Masi critica la mancanza di uno strumento per incassare le entrate mancanti. Lorenzo Agnelli. Unita anche la minoranza con 8 voti contrari alla delibera sull'assestamento di bilancio di salvaguardia degli equilibri. A spiegare le ragioni della bocciatura da parte del gruppo consigliare del Partito Democratico è stato Alessandro Masi, che ha criticato principalmente la bassa percentuale di riscossione di entrate accertate dal Comune di Siena. Continuiamo a registrare un aumento delle uscite correnti e non un aumento delle entrate. Quando parlo di entrate, che mancano sono gli stanziamenti da parte del governo, che sono stati in diminuzione. Parlo della difficoltà delle famiglie senesi a pagare le tariffe e mi riferisco naturalmente alla valanga di multe che riguardano anche i cittadini senesi, ma che hanno una bassa percentuale di riscossione. Secondo l'opposizione di centro-sinistra, vista la continua crescita della spesa corrente, serve trovare un metodo più efficace per riuscire ad incassare il dovuto e aumentare le entrate per non mettere a rischio la sostenibilità dei servizi. Questo comune bisogna che assuma come punto problematico quello di costruire delle attività e dei nuovi servizi che gli consentano di incassare di più. Questo garantirà migliori servizi per i cittadini. Questo è il punto problematico e il punto critico con cui noi abbiamo votato convintamente no a questo assestamento. E sempre il Consiglio Comunale via libera all'unanimità alle modifiche allo statuto del Siena Jets, porte aperte ai nuovi soci. Cristian Lamorte. Unanimità in Consiglio Comunale per la revisione dello statuto dell'Associazione Siena Jets, Accademia Nazionale del Jets. Il nuovo statuto consolida infatti la struttura politica e gestionale dell'istituto, introducendo e aprendo la partecipazione degli organi accademici alla vita universitaria secondo principi di pluralità e democrazia, così come definiti dal Ministero dell'Università per il settore alta formazione artistica musicale e coreutica. Credo che abbiamo sanato un vulnus con questo nuovo statuto, diamo al Presidente Mazzini uno strumento agile, operativo, che gli consentirà di far prosperare l'associazione. La minoranza è stata corretta, nel senso che è una battaglia che poi è stata condotta insieme da quando ci siamo resi conto che la situazione di Siena Jets stava precipitando, direi da quando il sindaco Fabio ha nominato la nuova governance, che ha cambiato passo, soprattutto nei rapporti, nelle relazioni umane che sono alla base della civile convivenza, ma anche con un'azione di risanamento forte e soprattutto con l'intercettazione di fondi ministeriali, PNRR, per oltre 1 milione di euro che hanno dato nuovo vigore e speranza all'associazione. Tra le principali modifiche apportate allo statuto, la revisione e ridefinizione degli organi. Vengono definiti organi dell'associazione l'assemblea generale dei soci, il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori, il direttore artistico didattico, il consiglio accademico, il nucleo di valutazione, il collegio dei docenti e la consulta degli studenti. Lo statuto definisce in modo chiaro ed esauriente i criteri di individuazione, selezione e nomina degli organi, la loro durata e le funzioni attribuite. Il nuovo statuto definisce inoltre l'ingresso per i nuovi soci, aprendo così le porte a istituzioni significative che vogliano in futuro entrare nella compagine sociale dell'Accademia. Questo nuovo strumento, che è voluto fortemente da Siena Jets stessa, credo che possa fare anche cessare il contenzioso giudiziario in corso con l'associazione jessistica senese e possa traghettare tutti verso un futuro più sereno. Cambiamo argomento e parliamo di palio. Ci sono tutti i migliori cavalli tra i 98 iscritti alle previsite del palio di agosto. L'incognita però resta fino all'ultimo. Vediamo perché nel servizio di Viola Carignani. L'incognita cavalli è quella che tiene banco per questo palio di agosto. Non si fanno nomi né strategie, si aspetta l'esito delle visite veterinarie che si terranno il 6 e il 7 agosto alla clinica del Ceppo.
La commissione tecnica fa sul serio e sembrano averlo capito tutti. Fatto sta che non circolano voci su defezioni, strategie o cose del genere. Si attende solo di sapere se la salute regge quella dei cavalli, prima di fare qualsiasi passo. Tra i 96 iscritti abbiamo 19 che hanno già preso parte almeno ad una carriera, considerando anche Volpino e Van Cook, che alla fine il palio non lo hanno mai corso davvero. Tra questi ci sono anche ben 4 vincitori, Remorex e Zio Frac con 2 vittorie all'attivo, poi Tale Quale Tabacco con 1 vittoria. Se tutto andrà bene, la maggior parte di questi cavalli andrà direttamente alle batterie della tratta del 13 mattina. Molte le voci su presunte assenze di 2 cavalli ambiti come Anda e Bola e Tale Quale perché impegnati in altre competizioni. I 2 vincitori di palio invece saranno regolarmente alle previsite a disposizione dei veterinari. Ikigai Life Science, presentata l'iniziativa a sostegno delle imprese nei settori healthcare e life sciences, che vede insieme Fondazione Monte dei Paschi e Fondazione TLS. Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Toscana Life Sciences insieme per Ikigai Life Science, nuovo programma del progetto Ikigai dedicato a sostenere iniziative imprenditoriali dalla ricerca fino alla creazione di impresa. Ikigai Life Science nasce dall'esperienza dei programmi di accelerazione per startup di Ikigai, un progetto ideato da Fondazione Monte dei Paschi che negli ultimi anni ha già sostenuto lo sviluppo di oltre 50 team imprenditoriali finanziati con oltre 600.000 euro e che recentemente è stato adottato dalla Regione Toscana come programma regionale per il sostegno alle start-up. A Siena domenica 4 agosto arriva la semifinale regionale di Miss Italia. Ad affiancare nella conduzione Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai ci sarà la senese Cristina Cellai. Il servizio. Miss Italia fa tappa a Siena e a fare da co-conduttrice al fianco di Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai ci sarà proprio la senese Cristina Cellai, che nel 1998 si classificò seconda a Miss Italia ed anche a Miss Europa l'anno dopo. Un trampolino di lancio per lei importante che le permise di vivere il suo sogno, programmi ma anche fiction in TV. Ha lasciato il mondo della televisione per amore, ma la sua storia è una favola a lieto fine. Per questo vuole dare subito un consiglio a tutte le ragazze che parteciperanno alla semifinale regionale. Miss Italia ha sempre un fascino particolare, è sempre qualcosa di bello anche da vivere per gli spettatori. Le ragazze chiaramente sono molto tese, è normale, perché chiaramente è un pass fondamentale per cui o dentro o fuori, e chiaramente la scrematura è bella importante. Il consiglio di dare che darò, che ho sempre dato anche negli altri anni, insomma, dove comunque ho sempre collaborato con Miss Italia, è quello di viverla veramente come un'esperienza che sicuramente rimarrà nelle loro vite impressa per sempre, ma di viverla sempre con la giusta importanza. È sempre comunque un concorso, è un gioco, e come dico sempre, poi la vita ti propone altro, come ti può proporre di continuare questa esperienza, e quindi comunque di vivere il mondo della moda, della TV a tutto tondo. Però insomma, ecco, viviamola sempre. Quello che dico a tutti e a tutte le ragazze, di viverla veramente come un gioco, un'esperienza bella, ma insomma senza troppe pressioni o troppe aspettative soprattutto. L'appuntamento con il celebre concorso di bellezza sarà domenica 4 agosto alle 21.30 in Fortezza Medicea. Nel corso della serata sfileranno circa 50 ragazze provenienti da tutta la regione. Tra queste ne saranno selezionate 27 che saranno le protagoniste della finale di Miss Toscana 2024, in programma il prossimo 1° settembre. Mi fa molto onore, sono molto legata a Siena, città dove
sono nata, cresciuta e dove attualmente lavoro, per cui era veramente un mio grande interesse poter portare una serata così importante proprio a Siena. Si tratta di la semifinale regionale che appunto prevederà le 50 finaliste, diciamo, semifinaliste, che si contenderanno i 25 o 27 posti in palio per che appunto accedono alle finalissime regionali. A Chianciano Terme, nuovo impulso per la nascita della Casa della Salute. Ce ne parla Simone Giani. Primo incontro della sindaca di Chianciano Terme con i vertici della sanità regionale e territoriale, con l'assessore al diritto alla salute Simone Benzina e il direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est Antonio D'Urso. Al centro della riunione il futuro dell'ex ospedale di Chianciano, che dovrà essere abbattuto per lasciare spazio a una nuova struttura. L'ospedale è pericoloso, pericolante, va abbattuto e il programma è che la ricostruzione viene fatta nello stesso plesso. Finanziamenti non ce ne sono per tutto, la ricostruzione immediata per tutto, però l'obiettivo è quello che l'amministrazione comunale ha chiesto sia all'assessore regionale che al direttore generale D'Urso di non solo mantenere gli stessi servizi in Chianciano, ma di aumentarli, perché chiaramente noi vogliamo arrivare ad avere una società della salute, una casa della salute, scusate con tutti questi nomi, una casa della salute, quindi vogliamo andare di pari passo anche in questa situazione nei confronti dei medici di medicina generale. Vorremmo evitare che i medici si organizzassero per conto proprio, per distaccarsi dalla parte pubblica. Insomma, non vorremmo una casa della salute privata, tanto per essere chiari. Critiche della sindaca anche alla precedente amministrazione, colpevole, secondo Torelli, di aver ritardato il via ai lavori di demolizione. Cioè, questi soldi erano pronti da tempo. Si è perso 2 anni o più di tempo per cercare di forzare una soluzione che non era possibile, che era stato detto che non era possibile, che ha fatto ritardare molto e che a questo punto forse l'ospedale poteva essere già abbattuto e il primo lotto poteva essere anche già costruito, visto che i soldi sono per quello, per quel posto, per quella cosa e in quel posto lì e sono fermi da 2 anni. La Fondazione Orizzonti, per voce del suo presidente Giannetto Marchettini, lancia la raccolta fondi per un nuovo palco a Chiusi. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Simone Giani. La Fondazione Orizzonte d'Arte, dopo essersi aggiudicato il contributo di 15.000 euro del bando Let's Art promosso da Fondazione Monte dei Paschi, finalizzato ad accrescere le competenze delle organizzazioni del territorio su progettazione e campagne di raccolta fondi, ha lanciato una campagna di crowdfunding rivolta a tutte le persone di Chiusi e non solo, per raccogliere fondi per ridare ai cittadini il ridotto del Teatro Mascagni, uno spazio che potrà essere così utilizzato a costi contenuti da tutti gli artisti locali. Sul territorio avevamo una carenza storica, più volte evidenziata da tanti, quella di un luogo un po' più contenuto, come può essere il ridotto che abbiamo individuato, in cui è stato oggetto di un finanziamento, 100 persone, tanto per capirsi, e quindi avere un luogo adatto per quel tipo di spettacolo. E quindi io, insomma, sono nativo di Chiusi, sono nato 59 anni, so qual è la difficoltà, che non c'è un luogo destinato a poter fare uno spettacolo per 50-100 persone. Grazie a questa intuizione che abbiamo avuto, abbiamo realizzato un progetto che ha visto un importante contributo da parte della Fondazione, che però ovviamente non basterà. Quindi oggi abbiamo lanciato l'inizio di crowdfunding, che si chiama così, ma che vuol dire che tutti quanti dovremo contribuire per trasformare quello che è un salone, ecco, un palcoscenico posticcio, invece un luogo attrezzato per la recitazione, per la musica, per le esibizioni, eccetera. Quindi vuol dire un palcoscenico, quindi vuol dire una struttura che sia da un punto di vista acustico compatibile con la musica, che sia una buona restituzione, eccetera. Per far questo, per poterlo dotare di sedie, di attrezzatura scenica, di tutto quello che serve naturalmente per gli spettacoli, oggi servirà il contributo di tutti. Se tutti quanti porteremo il proprio mattoncino su una struttura pubblica e che potrà essere affittata dalla Fondazione a costi modesti, riusciremo davvero finalmente, dopo, mi auguro fra un anno, poter dare questo spazio veramente per tutti.
Adesso la pagina sportiva e il calcio, sono ore calde per il Siena Calcio. Sarebbe infatti in corso una trattativa per la cessione della società ad un gruppo di cui farebbe parte anche l'ex portiere Walter Zenga. Sentiamo Filippo Meiattini. Il Siena Calcio parlerà inglese? Ancora è presto per dirlo. Sarebbe un fondo di investimento londinese quello interessato a rilevare la Robur dall'attuale proprietà del presidente Simone Giacomini. Rispetto a 24 ore fa sorgono dei dubbi su quello che sarebbe l'effettivo ruolo di Walter Zenga, sicuramente coinvolto nella trattativa, ma ancora non ci sarebbe la certezza della carica che andrebbe a ricoprire l'uomo ragno. Michele Criscitiello di Sport Italia, nel tweet che ha acceso la vicenda, parlava delle 72 ore decisive che scadranno domani. L'attuale società per il momento preferisce non commentare la vicenda e questo silenzio non è di facile interpretazione. Abbottonata anche l'eventuale nuova proprietà che continua a gestire la trattativa con il massimo riserbo. La presenza del fondo di investimento londinese, che sempre insieme a Zenga si sarebbe avvicinato anche al Padova circa un mese e mezzo fa, non preclude che nell'accordo possano esserci anche altri imprenditori, ma come detto, sulla vicenda vige il silenzio assoluto. Zenga in questo momento starebbe ricoprendo un ruolo di advisor, ma è da capire, se la trattativa andrà in porto, che tipo di rapporto avrebbe l'ex portiere con la società che si andrebbe a formare. Quando si parla di fondi di investimento è difficile per la piazza senese affrontare la vicenda con ottimismo per via di scottature passate ed anche per questo la figura di Zenga potrebbe fare da garante dell'operazione. Al momento nessuno ha ufficialmente battuto un colpo. Vedremo se domani alla scadenza delle 72 ore dichiarate da Criscitiello una delle due parti deciderà di scoprire le carte. Chiudiamo con il volley. Presentata la campagna abbonamenti della Emma Villas Siena per la prossima stagione di A2, campagna già partita sul portale online Ciao Tickets, quest'anno con anticipo rispetto al passato grazie alla ottima performance della stagione scorsa. Lorenzo Agnelli. La Emma Villas Siena già guarda la prossima stagione di A2 2024-2025, presentata questa mattina all'apertura della nuova campagna abbonamenti per il prossimo campionato, intitolata Il tuo tifo, la nostra forza. Questo slogan rappresenta l'indispensabile legame tra la squadra e i suoi sostenitori, enfatizzando l'importanza del tifo e dell'entusiasmo del pubblico per raggiungere grandi traguardi. Non a caso quest'anno è stata ufficializzata la campagna abbonamenti molto in anticipo rispetto al passato, segnale del forte avvicinamento che la società vuole consolidare con gli appassionati di volley di Siena. Sono molto curioso di vedere questo andamento di questa campagna di abbonamenti perché, come dicevamo prima, è la prima volta dopo questi ultimi anni dove non abbiamo potuto fare gli abbonamenti come volevamo per una serie di motivi e che si vuole tastare un po' il terreno e come risponderà la platea senese e non solo senese. Per cui ci aspettiamo un numero buono, un numero importante di abbonamenti. Credo che sono stati fatti anche due o tre abbonamenti, giusto per essere molto semplificati, un ridotto per i nostri vecchi abbonati, per tutti gli under tesserati FIFA, per gli over, è un intero che poi alla fine comunque è un prezzo abbastanza alla portata di tutti. Vanno a coprire 12 partite di regular season su 13, perché una tredicesima partita sarà con scopo benefico, per cui parte dell'incasso è stato devoluto in beneficenza. E poi se uno volesse sin da oggi fare un abbonamento all inclusive dove si potrebbe andare a trovare tutte le eventuali partite di playoff, tutte le eventuali partite Coppa Italia e comunque un aiuto che va alla società, c'è cioè un abbonamento socio-sostenitore che ci darebbe a noi società un aiuto importante e poi comunque si avrebbe la possibilità di avere tutte le partite coperte. Ci siamo allineati secondo noi ad un range di prezzi abbordabili alla portata delle persone, di chi soprattutto vuole godere uno spettacolo venendo al palazzetto. Quindi sicuramente da oggi è partita la campagna abbonamenti, noi ci aspettiamo diciamo di riprendere, di far bene e di avere sempre più persone al palazzetto. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo come di consueto e poi alla nostra programmazione serale. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.